Allora, a causa di questa interruzione forzata, a causa emergenza sanitaria da coronavirus, da oggi le lezioni sono sospese. Oggi è 26 febbraio e verosimilmente fino a lunedì di sicuro, ma verosimilmente anche per un'altra settimana saremo fermi. Quindi, ovviamente le prove di valutazione come interrogazioni e verifiche sono impossibili a distanza, però non è impossibile la didattica a distanza, cioè procederemo con le spiegazioni in questo modo, prenderete appunto visione di queste video lezioni che io caricherò su YouTube, ho già caricato se state vedendo in questo momento la video lezione, vi avrò passato il link attraverso i nostri canali, il vostro gruppo WhatsApp o mail o altro e quindi procederemo in questo modo finché l'emergenza non sarà terminata. Ovviamente poi proietto queste slide che potete vedere, ma poi le caricherò sul registro elettronico, quindi quella modalità non cambia. Cambia semplicemente il fatto che queste lezioni appunto non si possono tenere in presenza, e quindi le sentirete e le vedrete in questo modo, che poi può essere anche più comodo perché uno la può stoppare, andare avanti, indietro, eccetera, con una relativa calma. Prometto di essere abbastanza breve per quanto possibile. Ad esempio, questa video lezione sarà dedicata al Medioevo ellenico e alla nascita delle polis, cioè sul libro, da pagina 158 a pagina 166, sarebbe il capitolo 7, in particolare il nostro manuale. Allora, prima cosa da vedere è questa, linea del tempo su una periodizzazione della storia greca. L'avete a pagina 163. Perché questo? Perché, spero vi ricorderete, in classe noi abbiamo spiegato Cretesi e Micenei, due civiltà dell'età del bronzo che hanno profondamente influenzato la civiltà greca, ma la civiltà, la storia dei greci, inizia propriamente qui, con questa spiegazione odierna, il Medioevo ellenico e poi l'età arcaica e così via. Questa periodizzazione quindi è da ricordare. E appunto l'avete sul libro a pagina 163. Oggi parleremo in particolar modo del Medioevo ellenico, cioè età oscura, che va dal XIII al IX secolo, ovviamente avanti Cristo, poi l'età arcaica, l'età classica, che penso forse state già affrontando un po' anche in storia dell'arte, età ellenistica e fino poi alla dominazione romana. Diciamo che quest'anno, visto anche queste molteplici interruzioni, verosimilmente noi arriveremo fino alla conclusione dell'età classica, sì, anche magari sì, l'inizio dell'età ellenistica, la storia romana, quello comunque da programma, la si farà in seconda l'anno prossimo. Allora, che cos'è il Medioevo ellenico? La parola Medioevo voi dovreste già conoscerla dalla scuola secondaria di primo grado, in prima, forse vi ricorderete, avrete fatto il Medioevo, teoria. Medioevo che cos'è? Un'età di mezzo. Quindi etimologicamente medioevo significa età di mezzo tra due periodi. Il medioevo, quello più noto, quello che si studia appunto nella scuola media, è l'età di mezzo tra l'età antica e l'età, diciamo, rinascimentale, moderna. Esiste però un medioevo anche nella storia antica, chiaramente usato come categoria storica dagli storici, appunto. È il medioevo ellenico, quindi un'età di mezzo, anche in questo caso sarà un'età di mezzo tra, quindi, la civiltà micenea, in particolar modo, una delle ultime grandi civiltà dell'età del bronzo, e la Grecia di età arcaica, che poi diventerà la grande Grecia dell'età classica. L'aggettivo ellenico fa riferimento al fatto che è un'epoca, appunto, nella storia della Grecia antica. Il Medioevo ellenico quindi va dal 1200 all'800 a.C. Ricorderete, l'abbiamo fatto l'ultima volta in classe, no? Alla fine della civiltà micenea, che è riconducibile a tre possibili cause, una delle quali non esclude l'altra, ma comunque al di là delle cause che saranno da ricordare, ricordiamo la data poi. La civiltà micenea, come altre civiltà, termina intorno al 1200 a.C. Un anno chiaramente, diciamo, simbolico, ma preso dagli storici come spartiacque tra l'età del bronzo e l'età del ferro. Ecco, per questi 4 secoli, dal 1200 all'800 a.C., la Grecia, ha conosciuto un periodo di regresso, un'età oscura. Infatti, se ricorderete dalle medie, appunto, il Medioevo,
diciamo anche il Medioevo nostro, quello più noto, ecco, del dopo Cristo, è considerata, tra l'altro a torto, ma vabbè, è stata considerata soprattutto nel Settecento dagli illuministi come un'età oscura, no? Un'età in cui si afferma appunto un regresso, in cui magari ci sono poche fonti storiche che ci parlano di quell'epoca, poche soprattutto documentazioni, ecco, di tipo diretto. Qui ogni tanto potreste sentire, come adesso purtroppo sentirete dei rumori di sottofondo, qui può passare di tutto. Era un'ambulanza, chiaramente. Quindi, medioevo ellenico, medioevo, dobbiamo ricordarci, quindi è un'età oscura. Cioè con questa categoria storica, gli storici definiscono un'epoca più o meno lunga, se ricorderete dalla scuola media, il medioevo, diciamo, dell'era dopo Cristo è durato 1000 anni. Questo di anni ne dura, diciamo, 400 circa, ed è un'età contrassegnata appunto dalla scarsità di fonti. Non ci sono in particolar modo, o almeno non sono mai state finora ritrovate, fonti scritte, perché il lineare B dei Micenei, a cui noi abbiamo accennato, studiando i Micenei, ecco, non abbiamo testimonianze di lineare B in questi secoli. Questo tipo di scrittura poi sarebbe ricomparso, ma a partire dall'età arcaica, quindi successivamente in Grecia, tra l'altro in forma molto diversa. Pochi sono anche i resti archeologici. Abbiamo una serie di documentazioni indirette che ci parlano di quest'epoca. Cosa vuol dire? Cioè fonti letterarie e storiografiche, ma di epoca nettamente successiva. Anche i poemi omerici, che noi abbiamo già visto come possibile fonti comunque sia della storia di Cretesi, sia soprattutto della storia di Micenei, vedremo che i poemi omerici possono essere considerati anche delle fonti storiche per questa età di mezzo, questo medioevo ellenico. E quindi ci ricollegheremo anche a epiche che so, sono state leggendo, avete un po' le anzi, si state leggendo, penso proprio in questi giorni, prima dell'introduzione ovviamente, l'Iliade. No. Allora, questo è uno schemino, diciamo, che già anticipa quello che adesso diremo, cioè le caratteristiche di questi secoli bui. Una regressione, appunto, sicuramente sul piano economico e culturale, culturale banalmente perché appunto non abbiamo testimonianze scritte di quest'epoca e quindi ne deduciamo una regressione culturale. Vedremo, sarà un'epoca contraddistinta dal punto di vista economico, una regressione economica nel senso che si tornerà fondamentalmente al settore primario, quindi all'agricoltura e alla pastorizia, una regressione nei mercati. Vedremo il discorso ovviamente societario e poi noteremo invece una caratteristica comunque positiva, ecco, diciamo, di questi secoli cosiddetti bui. Infatti capiremo che secoli bui è veramente un'etichetta anche un po' sbagliata, perché sì, ci fu sicuramente un periodo di regressione economica e culturale, ma ci furono aspetti positivi, tra cui dovremo capire in cosa consiste questa prima colonizzazione, perché si chiama prima, evidentemente perché ce ne sarà una seconda. E qui in questo schema, vedete, civiltà cretese, civiltà micenea, in senso ovviamente cronologico, è qui, prima del passaggio ai secoli bui, invasione dei Dori, con un punto di domanda, cioè questa è la presunta, non certa causa, per cui, ecco, si hanno questi secoli bui del medioevo ellenico. La Grecia sarebbe stata invasa da una popolazione indoeuropea proveniente dai Balcani, appunto, i Dori, che abbiamo già accennato, se andrete a recuperare le slide che ho caricato sul registro elettronico relative alla civiltà micenea. Ecco già lì l'ultima slide, no? Dopo aver elencato le possibili ipotesi sulla fine della civiltà micenea, poi avevamo riportato che ovviamente ci fu questa invasione dei Dori, che col dato storico è certo l'invasione, ed è quindi molto probabile che siano stati questi Dori, con la loro invasione, a sancire un confine cronologico e quindi poi a inaugurare questi secoli bui del medioevo ellenico. Quindi, siamo alla fine del XIII secolo a.C., appunto ricordiamoci questo anno simbolico ovviamente del 1200, e
Quindi la fine della civiltà micenea, ecco, dobbiamo ricordarci, non è verosimilmente collegata direttamente all'invasione dei Dori. No, avevamo ricordato i motivi, tra cui, ecco, un motivo possibile, una catastrofe, no, naturale, perché non dobbiamo dimenticarci che siamo in Grecia, una terra che ovviamente ancora oggi è ad alto rischio sismico, con presenza anche, di vulcani, no? Abbiamo ricordato. Sulle isole, no? Il vulcano dell'isola di Tira, poi ridenominata Santorini. A seguito della fine della civiltà micenea, per motivi appunto in realtà non chiari, ci sono almeno appunto queste tre ipotesi, si assiste sicuramente a una dispersione della popolazione in villaggi, quindi crollano le roccaforti micenee di cui abbiamo parlato, una drastica contrazione di commercio, un'altra conseguenza. A seguito della fine della civiltà micenea, approfittando di questo crollo, ecco che migrarono dai Balcani i Dori, questa popolazione indoeuropea, ma ricordiamoci che anche i Micenei erano indoeuropei. I Dori occuparono progressivamente il Peloponneso, anche l'isola di Creta, su cui poi non sarebbe più fiorita, no, una civiltà autonoma come ai tempi dei cretesi dopo il disastro dell'eruzione minoica. E parte anche della Grecia settentrionale fu invasa dai Dori. Questa è una cartina che ci parla della prima colonizzazione, adesso diremo che cos'è, ma è solo per ricordarvi un po' la geografia di questi luoghi, che ovviamente è da iniziare bene a ricordare, perché noi ci occuperemo dei Greci da qui, abbiamo detto, fino alla fine dell'anno. Quindi questo soprattutto ricordiamoci almeno col Peloponneso, no? Questa penisola che si protende al Mar Egeo. Sembra quasi una mano, no? Con queste dita che sarebbero delle penisole, ovviamente. Poi beh, possiamo iniziare a ricordarci anche i nomi di qualche regione della Grecia, diciamo, continentale. Ricordiamoci che qui c'è l'istmo di Corinto, no? E quindi la città di Corinto, che dobbiamo imparare a conoscere. L'istmo vuol dire una lingua di terra che mette in collegamento questo Peloponneso con la Grecia, diciamo, continentale, la Grecia balcanica. L'Attica è una delle regioni più famose perché. Lì sorgerà la famosissima città di Atene. Poi qui sono segnati anche la Beozia, l'Eubea, che è questa lunga isola appunto a nord-est rispetto alla Beozia. Però ecco, questa carta l'ho messa solo per ricordare, almeno adesso, poi parleremo della prima colonizzazione, adesso per ricordarci un po' i luoghi. Sul vostro libro, vabbè, avete una carta. Spesso detto, no, sul nostro libro magari le carte non sono fatte benissimo. Pagina 162 comunque ne avete una. Non sono fatte benissimo più che altro perché magari sono un po' piccoline, del resto devono stare insieme al testo, no? Quindi c'è questo problema. Ecco, l'invasione dei Dori che molto verosimilmente ha portato come conseguenza l'avvio di questo medioevo ellenico. Questa invasione, ecco, non ha avuto soltanto in realtà conseguenze negative, ma anche positive. Quindi il medioevo ellenico, un po' come il nostro medioevo, quello diciamo più recente, ha in realtà aspetti anche positivi. Nel caso del medioevo ellenico, gli aspetti positivi sono la lavorazione del ferro. Ecco, non dobbiamo mai dimenticarci che dopo il 1200 inizia l'età del ferro e quindi i Dori portarono in Grecia l'abilità nella lavorazione di questo metallo. Tra il XII e il X secolo avanti Cristo, quindi non subito, però comunque durante il Medioevo ellenico, sappiamo che si riprese a navigare anche su lunghe distanze. Questo in effetti è l'aspetto più importante, anche il ferro è importantissimo, però questo è l'aspetto molto importante e positivo del Medioevo ellenico, la prima colonizzazione, cioè il fatto che dalla Grecia continentale ci si mise in viaggio verso est per andare a fondare colonie in Asia Minore. E chi andò a fondare queste colonie in Asia Minore? Proprio popolazioni che volevano fuggire all'invasione dei Dori. E quindi è a questo periodo che risale la fondazione di alcune celebri, diciamo, colonie che dovremmo ricordare perché poi avranno una storia importantissima anche durante le guerre persiane. Ricordiamoci almeno, sempre ripropongo questa carta sulle slide, Efeso e Mileto, beh, però anche Alicarnasso. Poi ce ne sono anche altre,
Ecco, colonie che vengono fondate quindi durante questo medioevo ellenico, durante la prima colonizzazione. Ricordiamoci invece che Troia era più a nord, ma la storia di Troia ha a che fare con l'epoca precedente, no? Con quella dei Micenei. Perché è detta prima colonizzazione? Beh, banalmente perché ce ne sarà una seconda, beh, ancora più famosa in realtà, ma avverrà dopo, successivamente, non nel medioevo ellenico, e porterà tra l'altro alla fondazione delle famose colonie della Magna Grecia, quindi nella nostra Italia, nel sud Italia, ma ne parleremo. Conseguenze negative, beh, l'abbiamo già un po' messo in evidenza, poi è il motivo per cui questo periodo si chiama Medioevo, no? Quindi un forte regresso culturale, l'uso della scrittura verosimilmente fu abbandonato, altrimenti non ci spieghiamo il fatto che non abbiamo trovato fonti scritte per quest'epoca. E a seguito della distruzione delle rocche micenee, appunto delle roccaforti micenee, dovuta al crollo di questa civiltà, abbiamo detto, no? La popolazione si disperse nei villaggi. E quindi questa è sicuramente una conseguenza negativa, cioè il fatto che tornarono a fermarsi comunità di villaggio autarchiche, che qui vi farei una domanda se foste presenti, ma non siete presenti. Quindi comunità di villaggio autarchiche cosa vorrà dire? Ma anche questa è una parola che magari vi ricordate dalla terza media, l'autarchia fascista. Comunità di villaggio autarchiche vuol dire comunità di villaggio che vivevano di sussistenza, quindi tendenzialmente no ai commerci. Un'economia arretrata basata su agricoltura, allevamento pastorizia, sì, su del baratto, dobbiamo immaginare, ma sostanzialmente non era un'economia basata, quella del medioevo ellenico, su commerci. E quindi questo ovviamente è un aspetto negativo. Sostanzialmente nel medioevo ellenico sembra tornare in auge, cioè sembrano tornare a prosperare i villaggi quasi del Neolitico, no? Quindi queste piccole comunità di villaggio che producevano tutto per se stesse e si limitavano a produrre quello che serviva senza preoccuparsi troppo di altro. Ecco, quindi torniamo a questa carta perché prima l'ho fatta vedere per il discorso un po' dei luoghi in cui si stanziarono i Dori dopo l'invasione da nord, dai Balcani. Ma questa carta in realtà, appunto, come si può leggere dal titolo, diciamo, è incentrata appunto su questa importantissima prima colonizzazione. Databile, sì, tra il XII, anche XI e X secolo avanti Cristo, quindi comunque nel pieno del Medioevo ellenico. Queste frecce indicano appunto che le popolazioni autoctone, cioè le popolazioni che erano stanziate qui prima dell'arrivo dei Dori, quando i Dori arrivarono, migrando da nord, per sfuggire a questa invasione, a loro volta si spostarono. E queste popolazioni autoctone, tra cui ricordiamo gli Euli e gli Ioni, migrarono appunto verso est, quindi verso le coste dell'Asia Minore. Tra l'altro, qui sulla sinistra troverete scritto che gli Ioni, questa popolazione appunto autoctona, stanziata prevalentemente nell'Eubea, ma anche nell'Attica, migrando appunto verso est, andarono a fondare una serie di città sulle coste dell'Asia Minore, 12 in particolar modo, che si diciamo, unirono in una federazione, la passata alla storia come Dodecapoli Ionica. Però al di là di tutto, al di là di questi dettagli, quello che dobbiamo ricordarci adesso, almeno per il momento, è che poi queste città sarebbero diventate molto ricche e quindi molto ambite da coloro, da quel popolo che si trovava qui in Asia Minore, poi in tutto l'est e nell'Asia, no? Che spero ricorderete, i persiani. Ecco che cioè, dobbiamo già ricordarci, insomma, che queste città saranno di fatto all'origine del grandioso conflitto tra greci e persiani. Quindi ecco, anche qui si ricorda che la prima colonizzazione appunto è un momento fondamentale da distinguere rispetto alla seconda colonizzazione, altrettanto importante, che andrà a coinvolgere anche la nostra Italia, no? Il sud Italia. Poi qui un memolessico che sul libro non so se c'è, colonia, perché appunto iniziamo a parlare, in realtà ne abbiamo già parlato di colonie, se ci ricordiamo i Fenici, no? Memolessico, riflettiamo anche sempre ogni tanto sulle parole.
dal latino, no? Che voi ormai state facendo bene, iniziate a prendere confidenza, avrete già incontrato sicuramente questo verbo, colere, terza coniugazione, coltivare. E quindi ovviamente si indica con questa parola lo stanziamento di gruppi di persone in aree lontane da quella d'origine. E tra l'altro, non so se forse avevamo anche già detto in classe, Colonia è la città, diciamo appunto, fondata da persone che abbandonano la città d'origine, no? La città d'origine si chiamava, nel lessico, diciamo, della storia antica, metropoli, che alla lettera significa proprio città madre. Quindi diciamo che tendenzialmente poi questo sarà molto evidente, ripeto, con la seconda colonizzazione, ogni colonia, ad esempio Magno Greca nel sud Italia, aveva una sua metropoli in Grecia, ma lo vedremo. Ovviamente. Qui ellenio-greci, ecco, medievo ellenico abbiamo spiegato che ovviamente l'aggettivo ellenico fa riferimento alla Grecia, no? Ellenio-greci, punto di domanda, perché? Perché questa spiegazione già la trovavate sul libro nella parte relativa ai Rata e Micenei. Ricordiamoci, ecco, che il termine greco è un esoetnonimo. Ecco, anche questa è una parola che abbiamo già incontrato tante volte nella storia antica, cioè il termine greci è una parola che ovviamente indica un popolo, ma usato non dal popolo stesso, ma una parola usata da altri popoli. In particolar modo la parola greci, i greci non la usavano per definire se stessi, ma fu usata dai romani, che in particolar modo tra l'altro avevano definito greci, graikoi, un popolo che anticamente era stanziato nell'Epiro, cioè nella Grecia, che oggi è Albania, non è che più Grecia, comunque in quell'area, insomma, prospiciente il Mar Ionio, quella più vicina, no, all'Italia. Poi, per estensione, ovviamente i romani definirono greci tutti coloro che abitavano, diciamo, l'area meridionale dei Balcani e poi ovviamente anche con il Peloponneso. Ecco, invece, le popolazioni che abitavano lì non si chiamavano tra di loro greci, ma si definivano elleni. E quando iniziano a definirsi elleni? Proprio dopo questa prima colonizzazione. Nel senso che questa prima colonizzazione fa capire agli Ioni, agli Euli, ma anche ai Dori invasori in realtà, di essere dei popoli certo diversi, ma con delle affinità, in particolar modo linguistiche. E che sono affinità che poi, insomma, no, noi abbiamo scoperto alla fine dell'Ottocento, in tempi relativamente recenti, trattarsi di affinità dovute alla decisione dell'Unione Europea. Qua si sta scaricando l'attaccare. Quindi, a seguito di questa prima colonizzazione, Dori, Ioni, Euli, capirono che i popoli asiatici con cui erano venuti in contatto, sull'altra sponda del Mar Egeo, erano diversi. E quindi, riconoscendo un'affinità linguistica, tutto questo rafforzò il proprio senso di identità e iniziarono appunto a darsi come unico nome elleni. Mentre il nome greci, appunto, verrà utilizzato dopo e tra l'altro dai romani. Allora, nel medioevo ellenico, quindi si può parlare anche di società dorica, nel senso che poi, appunto, gli Ioni e Euli migrano verso est andando a fondare queste colonie. Ma propriamente ecco, nella Grecia propriamente detta si affermano i Dori. Con questa società che era articolata in una serie di regni indipendenti, quindi non viene fondato un unico regno, un unico impero, ma tante comunità, ecco, abbiamo detto una comunità di villaggio, che in una parola greca si possono dire oikoi. Oikos al singolare, oikoi al plurale, nel senso di comunità costituite, è però una parola che fa riferimento alle persone e anche ai beni che risiedono all'interno di una proprietà terriera, in particolar modo. La parola oikos poi in greco andrà, in greco diciamo antico, ma dopo il medioevo ellenico andrà più che altro a identificare la casa. Ed ecco perché le parole economia ed ecologia derivano da qui, fra l'altro. Quindi le comunità, appunto, divise in questi oikoi, in queste famiglie clan, come erano strutturate dal punto di vista societario? C'era un signore, Basileus,
Ecco, ho messo questi nomi tra parentesi greci, beh, perché dobbiamo iniziare a familiarizzare con questi nomi, però che voi greco non lo fate, però in storia greca, ci serviranno conoscere il significato. Basileus, sì, vuol dire signore, vuol dire anche re, in realtà in greco, era il capo militare, religioso e giuridico, però attenzione, non dotato di potere assoluto. Quindi, notiamo un tratto anche comune rispetto alla civiltà micenea, cioè il fatto sì, c'era un re, ma il re non governava in modo assoluto. C'era in particolar modo, infatti, al di sotto del re, ma con grande importanza, un'aristocrazia di guerrieri, i capi famiglia, quindi i capi degli oicoi, che in particolar modo, diciamo, avevano un certo potere di influenza sulle decisioni del Basileus attraverso un consiglio degli anziani. Detto gerusia, altra parola che dovremmo ricordare, vabbè, lo capiremo perché. Gli storici sostengono che di fatto erano gli anziani, i capi famiglia, a detenere il vero potere nella società dorica. Il signore Basileus aveva più che altro il potere in campo, ecco, religioso, militare, ma in campo civile no. Poi dobbiamo ricordarci che in questa struttura, come sempre piramidale, ecco, piramidale sappiamo cosa vuol dire, no? Che ovviamente il signore era solo uno, poi l'aristocrazia dei guerrieri erano pochi, e poi via via, no, scendendo verso la base, quantitativamente il numero di chi appartiene a queste classi sociali aumentava. Abbiamo poi gli artigiani contadini, demos in greco, se ci ricordiamo, una piccola variazione rispetto al damos dei micenei, ma è la stessa parola ed è una parola che ovviamente poi ha lasciato esistere anche in italiano, democrazia, il popolo. Infine gli schiavi, anche qui ci sono, ci saranno sempre, la storia antica, no? Schiavi, prigionieri di guerra sono ovviamente anche i più numerosi anche nella società dorica. Potevano essere appunto prigionieri di guerra, quindi diciamo i discendenti di coloro che erano stati invasi dagli ori, ma potevano anche essere contadini ridotti in condizioni di miseria tale da dover vendere le proprie terre e poi giungevano a vendere la propria persona, la propria libertà. Un altro mimo lessico che anche qui credo sul libro non abbiate, Basileus, questa parola dobbiamo appunto iniziare a ricordarla, vuol dire signore, diciamo, vuol dire re, nell'ambito non solo del medioevo ellenico, ma poi anche nella storia greca. È da questo termine che deriva una parola, ancora direi abbastanza usata, basilica, soprattutto nel linguaggio e nella storia dell'arte, che è una tipologia di chiesa. Ma ecco, uno potrebbe pensare a cosa c'entra quindi la basilica col fatto che Basileus significava re, perché in realtà, ecco, ma penso lo stiate facendo anche appunto in storia dell'arte, attenzione che le basiliche, prima di diventare edifici di culto con il cristianesimo, nell'antica Grecia e anche nell'antica Roma erano edifici dedicati all'amministrazione della giustizia. L'amministrazione della giustizia era una delle prerogative tipiche del sovrano, del re. Le basiliche verranno progressivamente trasformate in edifici di culto solo a partire, no, dal IV secolo d.C., insomma, quando l'impero romano, lo vedremo l'anno prossimo, si cristianizzerà, diciamo così. Poi una curiosità, anche il basilico, no, questa pianta profumata che usiamo spesso in cucina, deriva da questa, da una parola basileus, perché l'etimologia probabile è che il profumo del basilico, no, fosse degno di un re. Ecco, questo per quanto riguarda l'età oscura, attenzione che qui si sta scaricando tutto. Allora, questo per quanto riguarda quindi l'età oscura della civiltà greca. Come vedete, non è che c'è molto da sapere. Ecco, abbiamo attaccato. Passiamo all'età arcaica, ma sul libro comunque è, diciamo, tutto lì, diciamo che fino al medioevo ellenico arriva la prima quantizzazione, arriva fino a pagina 162, da 163 abbiamo, diciamo, l'età arcaica, che va dall'ottavo al sesto secolo avanti Cristo. Finisce il medioevo ellenico vuol dire che quindi c'è una ripresa, no? Una ripresa in tutti i sensi, favorita da vari fattori. Anzitutto si riscontra il fatto che il baratto progressivamente venne abbandonato e a favore della moneta.
Poi la riscoperta della scrittura, diciamo, si tornò a riutilizzare la scrittura con l'alfabeto fenicio, o meglio, diciamo, si afferma un alfabeto a questo punto ormai, diciamo, fonetico, quindi derivato dal fenicio, ma anche derivato dalla lineare B, una scrittura micenea che avevamo ricordato, però, una scrittura ancora sillabica. Tra l'altro, sulla grande invenzione dell'alfabeto fonetico fenicio, che risaliva circa al 1000 a.C., i greci aggiunsero le vocali. Mentre avevamo ricordato, mi sembra che l'alfabeto fenicio, certo, è un alfabeto fonetico, quindi grande rivoluzione, però consonantico. Si diffonde ormai la lavorazione del ferro portata dai dori, la capacità era stata portata dai dori, ma con l'età arcaica si diffonde la lavorazione del ferro in tutta la Grecia e poi un incremento demografico sostanziale. Questi possono essere considerati quattro fattori di ripresa. E durante questa età arcaica si verificano tre processi storici di enorme importanza. Anzitutto la nascita della polis. Infatti, diciamo che il paragrafo 2 sul nostro libro, di pagina 163, è titolato proprio così, no? La formazione della polis. Che cos'è sta polis? La città-stato, ma anche qui allora uno potrebbe dire, ma la città-stato l'abbiamo già incontrata un sacco di volte. Ecco, però qui è la città-stato in cui il potere non spetta più a uno solo, ma a una collettività, quelli che i greci chiamavano politai, cioè i cittadini. E questa è una caratteristica che non abbiamo mai trovato finora nella storia antica. C'erano state città-stato con i Sumeri, no? Mi viene in mente, le primissime città-stato, poi anche con i Cretesi, se ci ricordiamo, ma assolutamente non, per la prima volta qui si verifica il fatto che il potere in una città-stato non spetta a uno solo, ma a una collettività. Un altro processo storico di enorme importanza è la seconda colonizzazione, con cui le città greche fondarono colonie non solo più in Asia Minore, quelle erano state fondate nella prima colonizzazione, ma le città greche fondarono colonie in tutto il Mediterraneo, in particolar modo volgendo le navi con la prua non più verso est, adesso, ma verso ovest, e quindi andando in Italia. E poi un terzo processo storico è la rivoluzione politica, quindi un processo che ha a che vedere con la componente militare, perché lo diremo, no? Perché oplita è, diciamo, il nome del soldato, no? Allora, polis, beh, plurale di polis, sorsero per rispondere a un bisogno di sicurezza. Cioè, la ragione per cui nascono le città nell'età arcaica della storia greca è un po' la stessa per cui erano nate in realtà anche nella storia antica precedente. Cioè un discorso di sicurezza, no? Gruppi di famiglie aristocratiche, gheme in greco, che decidono di allearsi per proteggere le loro terre e il loro bestiame dalle razzie dei predoni, dagli attacchi anche, diciamo, di proprietari confinanti. È così che nascono le poleis, quindi nascono per finalità difensive. Diventano delle città-stato orgogliosamente indipendenti, con un forte quindi senso di appartenenza dei cittadini alla comunità della polis. Le poleis, polis secondo il plurale, nacquero, diciamo, sostanzialmente in due modi, cioè il modo più frequente è il sinecismo, cioè per unione di diversi villaggi in un'unica comunità. Anche questa parola sinecismo, comunque, noi l'avevamo già citata sicuramente, perché alla fine il modo in cui nascono le polis greche non è diverso dal modo in cui erano nate altre città-stato di civiltà precedenti, no? L'unione per sinecismo, ovviamente, poteva essere volontaria, le prime volte era volontaria, spontanea. Altre volte poteva essere indotta con la forza dalla comunità più potente. Una città che sappiamo essere nata per sinecismo è Atene, una città greca, no? Che nacque proprio come unione di tanti villaggi sparsi nell'Attica, la regione in cui appunto sorgerà questa città importantissima, che poi diventerà la capitale ideale della civiltà greca. Capitale ideale perché, ecco, diciamolo subito, questa strutturazione in polis non cambierà mai. I greci non avranno mai un impero, un regno, no, ma sempre queste città-stato. È vero, poi arriverà Alessandro Magno,
a formare di fatto un impero, ma l'Alessandro Magno non era greco, era macedone, quindi un po' diverso. Un'altra possibilità per cui una polis poteva nascere, evoluzione e espansione di villaggi o di piccole comunità preesistenti. Quindi quando un villaggio si espandeva necessariamente senza quindi inglobare altri villaggi confinanti, allora comunque nasceva la città. Sinecismo deriva da sun, con in greco, e questa parola, qui è il verbo, oikeo, abitare, ma che è la stessa radice di oikos, quella parola che avevo incontrato prima facendo un po' la società dorica e con cui si indicava la casa, ma in realtà la famiglia clan, no? Della società dorica. La struttura delle polis, ecco, qui possiamo vedere anche qualche immagine che avete ovviamente anche sul libro. Beh, sul libro sì, è a pagina 164-165. Allora, le polis, dobbiamo ricordarci, ma questo poi tra l'altro avete fatto penso anche in storia dell'arte. Allora, avevamo un nucleo urbano con un'agorà, che è la piazza del mercato, la piazza anche delle riunioni politiche, che si trovava nella parte bassa della città. E poi c'era una parte alta, l'acropoli, cittadella fortificata per ragioni difensive, ma poi anche sede del culto. Poi c'era la campagna circostante, di proprietà privata, ma attenzione, anche la campagna faceva parte, diciamo, della polis. E poi anche, sempre ovviamente nei terreni diciamo circostanti l'abitato, c'erano terreni incolti di proprietà collettiva che, secondo regole ben precise stabilite dalla città, erano adibiti al pascolo oppure alla raccolta della legna. Quindi dobbiamo ricordarci che nella polis non c'era di fatto una distinzione tra città e campagna. Queste tre parti, tutte insieme, formavano la polis. Poi, per curiosità, perché giustamente uno potrebbe fare una domanda, ma ste polis, va bene, ma alla fine ci dico un numero, cioè quanti erano gli abitanti? È chiaro che bisogna fare solo delle stime, si possono fare solo delle stime, diciamo che raramente queste polis greche, almeno nell'età arcaica, ecco, eccedevano le 10.000 unità, quindi circa 10.000 abitanti, spesso anche meno. Comunque, se ci ricordiamo, ecco, le primissime città-stato della storia, no? Se ci ricordiamo Ururuka, ho detto, quelle di solito contavano più di 5.000. Quindi già c'è stata ovviamente una evoluzione a livello demografico, no? Un incremento demografico. Allora, queste sono delle immagini che sul libro mi sa che non abbiamo, vabbè, comunque, ecco, queste sono anche le parole sempre greche. Allora, agorà dovrete conoscerla come parola anche in storia dell'arte, poi è una parola che adesso viene usata anche per programmi televisivi, poi che in questi giorni impazzano sul coronavirus. Agorà vuol dire piazza. Quindi la trasmissione si chiama così, evidentemente, perché poi infatti è un talk show, no? Quindi dove tutti parlano, di solito si insultano a vicenda, di solito sono politici che parlano e si insultano. Agorà, quindi è la piazza, che appunto in effetti anche nella storia greca sarà il luogo delle riunioni politiche, oltre che il centro anche, diciamo, commerciale della città. Poi qui, ecco, si può vedere da questa immagine un pendio, no? Un pendio, quindi chiaramente non abitato, che portava alla città alta con l'acropoli. E qui si riconosce, questo è chiaro che è un disegno, ma forse è, diciamo, una rappresentazione, potrebbe essere così, di un'Atene arcaica, con anacronistico Partenone, perché Partenone venne edificato in età classica. Comunque, diciamo, si vede un'immagine di un tempio, no? Immagine di un tempio perché bisogna ricordare che l'acropoli era appunto la sede dei culti. E poi Cora, con questa parola in greco si indica la campagna, però ecco, ricordiamoci, la campagna faceva parte anch'essa del nucleo urbano, perché tra l'altro riforniva di beni di prima necessità, di beni alimentari banalmente, la città abitata, l'abitato, e quindi faceva parte a tutti gli effetti del nucleo della polis. Questo è un altro disegno, stessa cosa. Ecco qui una parola in più, astiu. Va bene, ecco, con la Y, ricordiamoci in greco che voi non fate, però così per curiosità si pronuncia U, una specie di U chiusa. Astiu è il nome della città bassa per intero, che poi al suo interno aveva appunto come componente più importante, più famosa, l'Agora. Cora contato, Acropoli città alta.
Sì, qui un memolessico, sempre che però adesso il libro non c'è, ma sempre anche a titolo un po' di curiosità, questa parola appunto abbiamo detto che oggi dà il nome anche a un noto programma televisivo. La parola che indica la piazza deriva da ageiro in greco, che significa radunare, perché appunto era il luogo in cui si riuniva l'assemblea. Adesso dovremmo dire che ovviamente, l'abbiamo già detto di fatto, no? Le poleis non prevedevano che governasse solo uno, ma governasse la collettività, e sta collettività allora aveva bisogno di riunirsi, no? In un luogo per prendere decisioni. E il luogo in cui si riuniva era appunto l'agora. Ecco, il discorso politico è importantissimo perché, tra l'altro, la parola stessa politica oggi in italiano deriva da qui, deriva dalla parola polis. Quindi, una città in cui le regole del vivere erano decise collettivamente, quindi le polis erano comunità di cittadini. Infatti, esatto, il nome della città non è che era molto usato, cioè i cittadini preferivano chiamarsi come ateniesi. Quindi si parlava della polis degli ateniesi piuttosto che della polis di Atene. Una piccola differenza, che non è soltanto una differenza, no? Di nomi, cioè non è soltanto un discorso di differenza tra nome proprio e nome comune, è proprio perché il fatto che usassero, preferissero definire Atene la polis degli ateniesi ci fa capire il senso di appartenenza, no? Dei cittadini alla polis. Ovviamente non tutti gli abitanti erano cittadini. Non dobbiamo immaginarci una democrazia in senso attuale e moderno. Perché chi è che alla fine decideva collettivamente queste regole del vivere in comune? Non tutti, ovviamente, anzitutto non le donne, ma non solo. Quindi solo maschi, ma solo maschi adulti. Poi vedremo che ogni polis aveva dei limiti di età. Comunque maschi adulti, proprietari terrieri, e figli a loro volta di cittadini di quella polis. Ecco, quindi erano assolutamente esclusi dalla vita politica le donne, anzitutto. Ecco, diciamo che la civiltà greca, possiamo dirlo tranquillamente, perché noi finora abbiamo visto una serie di civiltà, tutto sommato anche, no, che sembra considerassero la donna quasi paritetica all'uomo. Penso agli Egizi, forse anche ai Cretesi. Ecco, ricordiamoci che da qui in avanti, invece, Greci, Romani, Medioevo, ancora peggio sicuramente, le donne assolutamente non saranno più su un piano paritetico rispetto all'uomo, anzi, le donne quindi qui già sono escluse assolutamente dal diritto di partecipare alle assemblee politiche, così come gli stranieri, i meteci, cioè i non cittadini, e non era come oggi che sì, tu sei straniero, ma se poi stai qui per un po' di anni, no, diventi cittadino, no, era una condizione di straniero che avevi fatto a vita. Ovviamente gli schiavi sono esclusi, ma attenzione, esclusi anche dalle decisioni politiche tutti coloro che non erano proprietari terrieri. Quindi era una democrazia molto particolare, di fatto era ancora un'aristocrazia. Però la cosa importante da ricordarsi è appunto questo passaggio, cioè il fatto che fosse una città-stato in cui le decisioni comunque erano prese da una collettività, anche se ristretta. E qui appunto questa cosa, no? La parola politica oggi deriva proprio da polis. E quindi è una parola con cui oggi si indica evidentemente soprattutto, no, l'insieme delle attività, delle istituzioni che hanno a che fare con il governo dello Stato. È chiaro che oggi l'Italia non è una città, è un paese con 60 milioni di abitanti, però la parola politica fa riferimento appunto a tutte le istituzioni e poi anche alle scelte che derivano, che queste istituzioni prendono per governare uno Stato e una collettività, che può essere piccola oppure può essere grande, ovviamente. Questo dipende dalle dimensioni del paese. Ovviamente, beh, si può intendere con questa parola anche la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, quando si dice darsi alla politica, fare politica. Prometto che siamo quasi alla fine. Allora, mancano ancora un paio di slide e poi chiudiamo. La polis aristocratica. Cioè, abbiamo spiegato quindi il fatto che, per quanto è un passaggio storico questo della polis dell'età arcaica, perché appunto per la prima volta è una collettività a decidere delle proprie sorti, non più una sola persona,
È chiaro che appunto il potere era qui ancora in questa fase, saldamente in mano un'aristocrazia terriera, anche guerriera, quindi una classe dominante, chiusa e di fatto insensibile alle istanze, cioè alle richieste provenienti dagli strati più bassi della società. Erano gli aristoi, cioè i migliori, in greco questa è la definizione, che amministravano la città, amministravano anche quindi la giustizia, appoggiandosi a consuetudini orali. Significa che, abbiamo visto che addirittura i babilonesi già avevano in realtà portato una prima fissazione per iscritto delle leggi. Se parliamo di civiltà greca, dobbiamo però aspettare ancora un po' per arrivare ai primi codici di leggi scritti. Qui, nell'età arcaica, siamo ancora un'amministrazione della giustizia basata su consuetudini orali, che quindi chiaramente sempre andava a favorire gli aristocratici stessi. Erano anche proprietari terrieri, questi pochi in effetti che governavano, e grazie alle ricchezze procurate dalla proprietà terriera erano gli unici a potersi procurare armi e cavalli. E quindi, grazie a armi e cavalli, la funzione di difendere la collettività. Il governo della città era dunque, qui manca una N, affidato a una ristretta minoranza. Cioè, di fatto erano questi stessi aristocratici anche a difendere.